Sindaco, in questi giorni ci sono state un po' di polemiche a San Giovanni Rotondo circa la presenza degli extracomunitari. Lei ha più volte ribadito che San Giovanni Rotondo è la città dell'ospitalità. Con questo che significa? Porte aperte a tutti? Porte aperte a tutti? Sicuramente no, ma non per chiuderle. Perché quando si gestiscono questi fenomeni, e spero che anche oggi emerga questo nel consesso di cui stiamo parlando delle politiche sociali, bisogna avere di fronte a questa situazione anche da parte degli ambiti delle politiche sociali una grande attenzione. Noi abbiamo detto riusciamo a gestire dei numeri, sono 150-170, sono quei numeri lì, ma dobbiamo fare vera integrazione. Di più non facciamo integrazione, facciamo soltanto un'accoglienza ghettizzata e questo non ci piace. Quindi cosa propone di fare anche negli altri comuni? Io dico che ogni comune se fa del proprio rispetto ai numeri che l'ANCI ha concordato, cioè 2,5 immigrati per ogni 1000 abitanti, credo che ogni comune con 20-30 immigrati, quelli più grandi, superiori ai 10.000 abitanti, possono tranquillamente accoglierli e fare una rete di soggetti che appunto fanno dell'accoglienza la materia principale. Tuttavia lei è molto orgoglioso di avere, di guidare una città capitale dell'accoglienza. Ma lo ripeto, l'ho già detto, noi siamo San Giovanni Rotondo, città dell'accoglienza e della riconciliazione. Quindi dovremmo essere per primi, siamo stati per primi e lo saremo ancora. Ma torno a ripetere, dobbiamo fare integrazione.